caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Diego, a voi gli ascoltatori. Qui parliamo di musica vera, di musica che genera un'emozione, un'emotività. Tu sei stato duro con Sanremo ieri, quindi ma lo sei stato, certo. A proposito, approfondiamo questa cosa, insomma, tutto lo sei visto tutto poi alla fine del festival? Certamente, io sono fedele ai principi della critica razionale, la quale presuppone che occorra conoscere l'oggetto criticato, conoscenza, altrimenti resta una critica pregiudiziale. Sicché dopo una giornata di studi spesa su Platone e sui classici, la sera mi sono dilettato con l'orrore postmoderno del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Ho abbandonato le letture platoniche, mi sono consegnato per qualche ora a questo spettacolo di omologazione e instupidimento che è stato inscenato ieri, che peraltro raffigura appieno la bruttura dei rapporti sociali dell'odierna notte del mondo. Se è vero come è vero che nell'arte si esprimono le qualità di un'epoca, e non è un caso che nel Rinascimento fiorissero le grandi arti umanistiche, è altresì non casuale il fatto che il nostro sia il tempo della merda d'artista inscatolata, degli orinatoi e dello spettacolo a cui abbiamo assistito attoniti ieri sera, che ha avuto, se mi consentite una piccola analisi generale, un tema portante, direi, che è stata la dissacrazione e la profanazione del sacro. Da un lato abbiamo assistito alla ripetizione sempiterna del verbo unico globalista rappresentato dal sermone di Rula Yebrial, un sermone teso in astratto, come è giusto, a valorizzare le donne e la loro difesa, in concreto a colpire il genere maschile nella sua totalità, come se appunto il maschio e la donna avessero da sempre per sempre un rapporto di pura dominazione dell'uomo sulla donna, come se non esistesse invece la Sacra Famiglia, come se non esistessero i grandi quadri rinascimentali che raffigurano rapporti di pari dignità e di solidarietà tra l'uomo e la donna. Tutto questo non esiste. Per il discorso genderisticamente corretto, il maschio in quanto tale colpevole deve essere sanzionato, discriminato, perché la nostra deve essere l'epoca senza uomini e senza padri, l'epoca senza legge e senza l'origine, l'identità. È l'epoca dell'assenza del padre o del padre evaporato, come dice Lacan. Quindi, per un verso, pensiero unico genderisticamente corretto, portato avanti dagli architetti e dai pedagoghi del mondialismo, tra cui in primo piano la vestale del cosmopolitismo politicamente corretto, Rula Yebrial. E dall'altro un attacco durissimo contro il sacro e la trascendenza. Questo non viola il politicamente corretto, anzi ne è parte integrante. Il politicamente corretto si fonda sulla desacralizzazione del mondo, perché non deve più esserci un cielo che sia sottratto alle leggi del mercato, non deve più esservi un sacro che sia indisponibile alla volontà di potenza del capitale. Tutto deve essere riassorbito nell'immanenza omologata e mercificata, e quindi si spiega in tal guisa l'aggressione al regno del sacro che è stata inscenata penosamente da Fiorello con la sua volgare quanto patetica messa iniziale, addirittura agghindato da prete, e poi naturalmente il non plus ultra, l'apice è stato raggiunto da quella scena buffonesca di tale Achille Lauro, artista dai modi stralunati, il quale durante l'esibizione, novello San Francesco di Giotto, si è spogliato dei suoi averi e dei suoi abiti per raffigurare lui stesso in prima persona San Francesco. Ovviamente si è spogliato simbolicamente degli abiti, non certo degli averi e dei proventi che giungeranno copiosi in una nuova cornucopia di beni e ricchezze dopo la vendita dei dischi. Sì. Beh, guarda, Diego, più che a lui arriveranno nelle tasche dei suoi agenti, perché c'è da dire che ci sono un paio di questioni sul fatto che oggi l'artista non è più il Battisti, la Mina di una volta, o quegli artisti che avevano, diciamo, una longevità anche nell'interesse del pubblico. Oggi l'artista deve essere usa e getta, perché l'artista longevo detta lui le regole delle percentuali da incassare, l'artista usa e getta le detta la gente, e quindi la gente ha l'interesse ad avere un usa e getta piuttosto che un artista vero e proprio. L'artista vero dice: guarda, è che qua il centro del discorso sono io, e quindi le regole
regole le detto io. Mentre invece se comunque io suggerisco a tutti di vederlo con lo spirito critico con cui Adorno guardava l'industria culturale del suo tempo, con cui Pasolini interagiva con i mass media demonizzandoli, ma con la giusta conoscenza del fenomeno demonizzato. Certo. Vedere Sanremo è più che mai un'esperienza oggi di orrore postmoderno, di imbarbarimento degli spiriti e anche dei corpi, perché l'abbigliamento dei cantanti è sempre più, per così dire, oscillante fra l'alienazione e la stravaganza tipiche del mondo a forma di merce. In sostanza è un'esperienza che chiede di essere fatta per acquisire coscienza piena dell'orrore in cui ci troviamo. Allora, no, però scusa Diego, ecco, noi ne facciamo un'analisi dei costumi, del tempo, no? E allora Sanremo in realtà è una sorta di vetrina pop dove all'interno si è sempre poi voluto inserire anche la parte più culturale, la parte più di qualità, quindi il pezzo di artisti più di alta qualità, soprattutto nel passato, però in realtà è una vetrina pop. Ecco, il messaggio, come dicevi tu prima, è quello oggi dello svirilimento, no? Della svirilizzazione, dell'allontanamento, del deradicamento dell'uomo soprattutto, perché l'uomo è quello che poi fa la guerra, è quello che trattiene il territorio, è quello che difende il territorio, è quello che praticamente deve sostanzialmente mettere il recinto intorno, no? Creare la sovranità nella sua area. Ecco, io ricordo i messaggi dei Sanremo di 50 anni fa, di 40 anni fa, di 30 anni fa. Il messaggio era: siamo un popolo forte, conserviamo i nostri steccati, ma siamo tutti amici, rimaniamo tutti amici, popoli amici, ma comunque ognuno all'interno della propria sovranità. Questo era il messaggio. Quindi c'erano questi messaggi di speranza, di forza, di patriottismo, anche nella musica, anche in Sanremo. Oggi invece il messaggio è: deradichiamoci, svirilizziamoci, siamo tutti un po' incazzati, va bene? Ma questo non è probabilmente, Diego, funzionale al sistema, cioè non è un indirizzo che il sistema vuole, che il pensiero unico vuole, così come una volta il sistema voleva nel pubblico instillare la sensazione così della patria, della forza, no? della conservazione del territorio e quindi della difesa del proprio territorio. Oggi invece, essendo il pensiero unico invertito, e anche quindi in Sanremo, quindi nelle manifestazioni musicali, in questa grande happiness, si vuole in qualche modo trasmettere questo tipo di messaggio, che è diametralmente opposto a quello che si trasmetteva 30-40 anni fa. Certo che sì, due considerazioni. In primis, io sono un cultore del nazionale popolare inteso alla Gramsci come radicamento di un popolo che lavora nella propria terra, nel proprio mondo storico, nella propria cultura e nella propria provenienza, contro invece lo sradicamento apolide, cosmopolita dei banchieri e delle classi dominanti. Ma Sanremo non ha nulla a che vedere con il nazionale popolare ormai, perché è siderale la distanza fra la massa nazionale popolare che abita il paese e gli artisti che si esibiscono, la kermesse e tutta l'esibizione canora, televisiva e spettacolare fatta a Sanremo. Sanremo in generale oggi è volto a una ortopedizzazione cosmopolita, glamour e post-nazional popolare delle masse che non ancora hanno subito questa centrifugazione postmoderna dell'identità. Quindi funzione paideutica in senso globalista e cosmopolita, gestita dalla classe dominante. In secondo luogo vi è la funzione che hai tu adombrato e che è connessa alla prima da me poc'anzi ricordata, che è la funzione emersa limpidamente ieri sera di svirilizzazione dell'uomo occidentale, o se preferite di femminilizzazione della società, o ancora di muliebrizzazione degli esseri maschili. Stiamo assistendo a un vero e proprio razzismo di genere nella tarda società capitalistica, che ricorda da vicino il vecchio razzismo biologico, il quale per fortuna è oggetto di critica generale, mentre invece il nuovo razzismo di genere è addirittura fomentato
a pie sospinto, perché oggi si può benissimo dire che la donna è superiore all'uomo, si può benissimo dire che il genere femminile dominerà il futuro e che il genere che l'uomo in quanto tale è superato da un certo punto di vista. Vi sono molti libri che lo dicono apertamente, perché il nuovo spirito del capitalismo è uno spirito del capitalismo, come ho sostenuto nel mio libro Storia e coscienza del precariato, è uno spirito del capitalismo femminilizzato, coerente con il nuovo ordine erotico, come l'ho definito, che tende cioè ad attribuire le tradizionali caratteristiche del lavoro femminile, sottopagato, super sfruttato, segmentato e precarizzato all'intera popolazione. Cioè il capitalismo oggi non è più il capitalismo fordista di fabbrica con un timbro macista, diciamo così, è un capitalismo muliebrico, femminilizzato, che vuole in qualche misura svirilizzare la società per più ragioni. In primis, perché come ricordavi tu, caro Fabio, il vecchio proletariato della Fiat Mirafiori era quello antagonistico che come Spartaco lottava e guerreggiava per spezzare le proprie catene. Oggi invece l'unico eroe riconosciuto è la vittima, colui che ha subito qualcosa e che ha qualcosa da rivendicare come vittima, cioè l'antieroe per eccellenza. Ma poi in secondo luogo l'odierno capitalismo svirilizzante e femmineo è un capitalismo che deve essenzialmente uccidere il padre. Il padre è l'emblema della legge ed è l'emblema della provenienza. Della legge perché il padre è colui il quale impedisce al bambino di desiderare avere tutto e subito. È il padre che educa il figlio alla legge, una legge che non deve opprimere il desiderio e soffocarlo, ma deve incanararlo e renderlo fecondo, di modo che nell'accordo armonioso fra legge e desiderio si cresca, si maturi. L'odierna società di consumo totale non deve avere il padre perché non deve avere la legge, tutto deve essere consumato nell'ic et nunc del life is now reclamizzato dalle pubblicità. Quindi società senza legge in cui il desiderio diventa l'unica legge riconosciuta. Ecco allora i capricci individuali di godimento consumistico che diventano diritti civili, si nobilitano con questa etichetta, spodestano la legge, si fanno essi stessi legge, ma restano sempre solo capricci insaziabili del consumatore. In secondo luogo, il padre è la figura della provenienza e dell'identità. I greci usavano il patronimico, il pelide Achille, cioè a sottolineare come nella nostra identità sia fondamentale la figura del padre come figura della provenienza. Noi siamo nella misura in cui siamo figli di qualcuno da cui ereditiamo la storia e la provenienza. Se ne conserva una traccia nel cognome che ancora tutti portiamo. Il padre da questo punto di vista è il luogo della provenienza e ciò vale sia sul piano biologico, il padre biologico, sia per i popoli, le patrie come la figura del padre applicata ai popoli, sia sul piano ontologico se vuoi, il padre eterno come colui che ci ha generato e ci ha gettati nel mondo. Ecco perché il global capitalismo deve uccidere ogni figura del padre biologico e infatti ieri abbiamo assistito a Sanremo alla svirilizzazione cantata dagli aedi del mondialismo infelice, sia la dissacrazione, l'aggressione contro la figura della religione del Padre Eterno, praticata da quello spettacolo di cui si diceva ieri. E in sostanza il global capitalismo uccide la figura del padre perché vuole uccidere la figura della legge e dell'identità, vuole ridurre l'essente nella sua totalità, un piano liscio, deregolamentato sul piano economico e antropologico, dove tutto deve essere possibile senza legge, senza identità, perché tutto deve essere consumabile e acquistabile. Ecco perché le identità sono particolarmente invise al global capitalismo, perché l'identità è, potremmo dire così, il confine interiore, la frontiera coscienziale che abbiamo, radicata nella storia, nella provenienza, nella nostra tradizione, che può porre resistenza rispetto a un mondo esterno, omologato e onnimercificato, che invece vuole imporci la sua identità gadgetizzata e di consumo, usa e getta ed effimera. Ecco perché solo chi ha un'identità può resistere alla disidentificazione imposta dagli spettacoli cosmopoliti. Ecco, io spero che questo commento del professor Fusaro venga ascoltato e riascoltato
migliaia di volte dalle persone che vogliono in qualche modo comprendere anche proprio l'essenza della storia dell'uomo. Poi dopo il break parleremo di sardine, perché sappiamo che tu ne hai un po' per tutti, sì. Visto quello che è anche accaduto. Però scusiamo per il dilungarci anche con te, Francesco, per il dilungarci. Però devo dire che questa tua analisi è un'analisi che merita non solo l'ascolto, ma il riascolto e il riascolto e il riascolto, perché è proprio il punto fondamentale. Senza esagerare, però. No, esageriamo anche. Ti spiego perché, Francesco. Sì. No, perché a parte il fatto che anche questa storia di mettere i generi l'uno contro l'altro, la dominazione della donna, dell'uomo, ma qua nessuno deve dominare, ognuno deve stare al suo posto. La dominazione è una cosa orrenda. Laddove si è voluto dominare, alla fine è finito sempre male. Cioè, l'impero romano è finito come è finito, Hitler è finito come è finito, per raccontarne... Posso dire... Prego, prego, no, poi volevo dire un'ultima cosa, ma prego. Una cosa, prego. Totalmente d'accordo con te, caro Fabio, lo dico con un'immagine. Ora, è ovvio che il caso di violenza degli uomini sulle donne deve essere represso, ma questo non deve valere per dire che in quanto tale l'uomo è violento sulla donna, e quindi bisogna dissolvere la figura del maschio. Ma sarebbe prima... come dire che bisogna togliere i polmoni perché da essi potrebbe derivare la polmonite. Abbiamo celebrato Charles Aznavour, che parla della donna parla della donna come essenza dell'uomo stesso, che se non ci fosse dovrebbe essere da noi costruita per poter vivere, per poter respirare. Ma stiamo scherzando? Queste poesie meravigliose le abbiamo celebrate poc'anzi. Ma di che parliamo? Ma questi sono pazzi in testa. Ma ti dirò di più, guarda, concludiamo con un'immagine più popolare. Io mi permetto anche un po' di Diego ne fa ovviamente un'analisi filosofica impeccabile. Io vado un po' sul popolare e dico: ma queste persone vogliono svirilizzare l'uomo, perché alla fine, ma chi le ha fatte le guerre in tutta la storia dell'uomo? Le guerre le fanno gli uomini. Le guerre le fanno gli uomini. I soldati, diciamo, una volta erano il 1000 per 1000, oggi sono il 999 per 1000, ma sempre gli uomini sono. Se tu svirilizzi l'uomo, lo porti in una condizione da non poter combattere, da non avere l'interesse a combattere per il proprio territorio, per la propria dignità, è chiaro che lo puoi manipolare come vuoi e gli dai in pasto tutte le merci che vuoi e tutti i principi che gli vuoi far digerire. Perché l'uomo che ha fatto le guerre, quello che è andato a combattere, ripeto, non che per questo sia migliore della donna, non ricominciamo a fare queste guerre di genere. La guerra di genere non esiste, ma ognuno ha i suoi ruoli. E la difesa del territorio, della dignità, di una cultura, spetta all'uomo, perché le guerre le ha sempre fatte l'uomo, ma non per motivi di essere migliore o peggiore, perché ha le caratteristiche fisiche e naturali per poterlo fare. Tu lo svirilizzi, gli togli queste caratteristiche, hai risolto il problema. Lo potrai dominare a vita. Diego, 15 secondi. È proprio così. Ecco, è proprio così.